Quelli che vedete non sono segni del tempo o di una recente alluvione, è lo stato in cui si trova il parcheggio dell'Istituto Vitaliano Brancati di Librino a Catania che sta franando. Il perché, presto detto, è stato costruito su un terreno argilloso. Basta uno sguardo fare la prova calpestando il suolo. Assurdo, la struttura è di nuova costruzione, la scuola dovrebbe perfino essere completata, manca infatti la palestra prevista e mai realizzata. Il plesso è stato consegnato al quartiere nel 2009, ma i primi segni di smottamento si sono verificati praticamente quasi subito. Facile comprendere la preoccupazione di genitori e insegnanti che temono franini tutta la scuola. Dopo le segnalazioni e le denunce dell'ex preside, il comune ha stanziato 150.000 euro per la messa in sicurezza, smotta il parcheggio e si pensa di risolvere in qualche modo transennando l'area e coprendo il terreno con uno strato di bitume. Intervento inutile, come si può ben vedere, che forse rischia di far peggiorare la situazione. Incontriamo il nuovo dirigente scolastico, Nunziata Blancato, è qui da settembre. I suoi uffici, la segreteria, sono a chilometri di distanza, in un altro plesso. La raggiungiamo percorrendo viali che sembrano tutti uguali. Ci parla a microfoni spenti e ci racconta di anomalie, di servizi e di scelte illogiche da parte delle istituzioni. Problemi che vorrebbe risolvere chiedendo innanzitutto un incontro al sindaco di Catania. Incontro che fin qui non c'è stato. Sono oltre 1.000 gli iscritti all'Istituto Brancati, suddivisi in 4 plessi. Alcuni studenti potrebbero essere trasferiti qui, nel plesso della Presidenza. Ci sono 2 piani assolutamente vuoti e 24 aule non utilizzate. E tutto perché, ci spiega la Blancato, manca il certificato di prevenzione e incendio.